Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento realizzata nel centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. In studio quest'oggi due consiglieri regionali ve li presento cominciando a quello che mi siede più vicino, Emanuele Fiorini, Lega Nord Umbria, accanto nell'altra poltrona Attilio Solinas per il Partito Democratico. Attilio Solinas medico, gastroenterologo, responsabile della sanità nel PD e poi, eh, parafrosando il linguaggio eh, politico che si applica in sanità, direi appropriatamente messo a presiedere la Commissione Sanità e Servizi Sociali del Consiglio Regionale. Emanuele Fiorini, se non eh, vado errando, il più giovane consigliere regionale eletto. Eh, diplomato ragioniere ex operaio referente dall'anno scorso per la Lega Nord in provincia di Terni e adesso capogruppo, capogruppo in regione della Lega. Eh, comincio da Solinas con una domanda diciamo così politica che permette anche di ai telespettatori che vi conoscessero poco di entrare un po' nella vostra visione. Eh, la sinistra del PD ha detto Solinas a un incontro recentemente, non è marginale e comunque no a scissioni. Bisogna mettere in campo politiche contro la povertà contrastando l'evasione fiscale. Questo è un po' il suo manifesto politico? Beh, di fatto sono delle idee che vengono in mente, un, sono condivise nella nostra area. Noi abbiamo avuto degli incontri nel mese di settembre, molto partecipati, sono venuti parlamentari eh, nazionali, riferimenti nazionali, tra cui Roberto Speranza, Alfredo Dattorre, Gotor, abbiamo parlato della situazione politica nazionale, abbiamo visto che c'è interesse in Umbria per la sinistra, per le, le motivazioni della sinistra, no? che sono quelle storiche, la sinistra del buon governo Umbro, quindi molti cittadini Umbria ancora credono in questi ideali, in queste idee e eh, noi dobbiamo suscitare, l'obiettivo è quello di suscitare di nuovo interesse e rigenerare appunto la, la convinzione che eh, esiste ancora la possibilità di, fare, di governare con questi... Valori e con questi buoni propositi tipici della, delle, della coalizione di sinistra che ha governato l'Umbria per decenni. Diciamo. Fiorini, eh, di pochi giorni fa la visita di Matteo Salvini in Umbria, quindi un evento importante per la Lega Nord, e sicuramente, non essendo stato presente, come credo chi ci sta guardando da casa, c'è la curiosità di sapere qual è il programma per questa regione da parte della Lega. Allora, diciamo che è stato un successo. E, diciamo, è stata la prima festa della Lega in Umbria con 600 persone, poi ecco, se avessimo magari anche spazi più, uno spazio più ampio ne sarebbero anche molto di più. E è stata un'emozione grande perché, comunque, su un territorio dove la Lega a settembre, o meglio, l'anno scorso. Non, era, non posso dire non presente perché non è così però aveva delle linee diciamo interrotte abbiamo delineato vari punti abbiamo delineato stiamo riscrivendo la storia della lega in Umbria che mi ha, lascio hai, definirla così che ha detto Scriviamo, Salvini agli Umbri? A gli ho ha detto che lui c'è per portare avanti un progetto ha bisogno dell'impegno di tutti i cittadini, di tutti coloro che si vogliono mettere in gioco. E le, po e le porte sono, nel nostro partito sono aperte <coughs> e di fare una politica differente dalla solita, da quella che è stata fatta negli ultimi anni, chiusa, di non chiudersi nei palazzi ma di stare ad ascoltare le persone e di stare in mezzo alla gente. Bene, entriamo in, uh, sui punti diciamo, che sono, uh, costituiscono un po' il lavoro dell'assemblea di questi giorni. Uh, una delle cose di più stretta attualità è il reddito di cittadinanza, che è un'idea che viene dal Movimento 5 Stelle, è entrata però nell'Assemblea legislativa, affidata al lavoro congiunto di ben due commissioni. La prima e la terza, quindi vi riguarda anche proprio eh, personalmente. Su questo argomento, sul reddito di cittadinanza, so che avete idee invece discordanti. Solinas? Beh, noi abbiamo ragionato, eh, premesso che anche il governo nazionale, il governo di Renzi, sta ragionando su eh, un reddito che non si chiamerà di cittadinanza, probabilmente un reddito di, di dignità o di sostegno al reddito, diciamo, però. Eh, anche in Umbria stiamo valutando l'opportunità, ci sono dei fondi europei destinati al sociale che possono essere devoluti a questo tipo di sostegno finanziario. Ma la questione cruciale è a chi destinarlo perché si rischia di eh, facilitare alcune situazioni che poi di fatto non hanno bisogno di un reale eh, sostegno al reddito. Mentre appunto bisogna selezionare in base alla, alle reali situazioni di povertà, alle reali situazioni di bisogno penso alle persone anziane, penso alle famiglie che hanno perso il posto di lavoro, e, insomma, ci sono, è una, il discorso è complesso, però insomma, si sta ragionando e credo che ci sia una condivisione anche con la minoranza sulla necessità di eh, utilizzare questi fondi europei per... Soprattutto per le persone e per le famiglie che hanno realmente bisogno. Insomma, Evitare che uno ricco di famiglia, eh, purché non abbia reddito, benefici, appunto. È il paese dove i gioiellieri a volte dichiarano meno dei maestri elementari e il 90% delle partite IVA dichiarano meno di 20.000 euro all'anno di reddito. Quindi bisogna prenderlo un po' con le molle, c'è un. C'è un tasso di, insomma, di sottovalutazione. C'è un'esigenza di giustizia, però sì. l'applicazione non è semplice. Fiorini aveva detto no alla proposta, almeno inizialmente, poi non so evolversi dei lavori in commissione. Allora, praticamente ehm, per noi non è una questione di nome. Vogliamo chiamarlo reddito di cittadinanza o un qualsiasi altro nome, non è un problema. È la sostanza che praticamente a noi ci, ci interessa. Principalmente. La mia proposta è stata quella, come diceva Solinas, che l'appoggio di fatto di utilizzare i fondi europei. Ma però, mh, noi, io praticamente in commissione ho fatto un'altra proposta, quella di non erogare direttamente soldi ma fare buoni eh, spendibili sia a livello: per quanto riguarda il um, genere alimentare, sia per servizi pubblici sia per eh, comprare e acquistare libri scolastici, in modo che evitiamo praticamente che, qualcuno, che quei soldi vengano utilizzati male. In che senso? Perché, come possiamo notare dalle ultime indagini, di settore aument è aumentato moltissimo il gioco d'azzardo, in questo modo andremo non a erogare magari anche poi. Uh, gli viene probabilmente la tentazione di utilizzare quei soldi per giocare, per gioco d'azzardo oppure per, per la prostituzione. Si elimina ogni forma di tutto ciò e, e si vanno a dare realmente a chi ha, chi ha veramente bisogno, direttamente. E in questo modo, secondo me, poi non so, magari sono, io, sono un po' contro dire, però, secondo me, in questo modo si evita anche coloro che non ne hanno realmente bisogno. Cioè, chi magari soffrisce. Come un reddito, un gioielliere che dichiara meno di un, di un insegnante non va a prendere i buoni pasto, secondo me, per, o i buoni spesi, per andare a fare la spesa, eviterebbe. E questi contrasti, in un certo senso, anche questa parte critica. Senta Fiorini, lei giorni fa ha detto che Renzi, in pochi minuti, ha cancellato l'Umbria. La corpa con la Toscana, la provincia di Viterbo, questo ci preoccupa un po'. La Marini deve battere un colpo, poi sentiremo che ci dice Solinas. No, è stata una proposta che hanno fatto e veramente secondo me è scandalosa: è che um, hanno proposto che l'Umbria vada sotto la Toscana insieme alla provincia di Viterbo. Cioè Io ho già Terni, che è la città che rappresento, che ho, la città natale, cioè, ho un interesse particolare. Non perché non mi interessa l'Umbria assolutamente, però ho cioè, magari come ha un affetto più sensibile, già noi abbiamo difficoltà a fare arrivare qualche euro in più, anzi fare proprio qualche euro a terni. In questo modo Terni scompare. scompare ma non solo Terni, scompare proprio l'Umbria, perché la, la potenza economica che, che ha la Toscana l'Umbria non ce l'ha. Solina, se il governo è sotto tiro da, da tempo con tante proposte. Questa è una, appunto, queste macro regioni, queste ipotesi. È una proposta che chiariamo di un senatore del PD che è andata in aula. Sì, io credo che l'Umbria debba partecipare con forza e con incisività a una discussione in merito a queste questioni. Io credo che l'Umbria e gli Umbri non debbano perdere la loro identità, assolutamente. Deve rimanere l'Umbria come regione, come tradizione, come storia, come cultura, eh, con tutto quello che comporta. È importante attuare del, dei progetti interregionali perché... È chiaro che certe. Pensiamo alla sanità: no? è chiaro che mantenere in piedi eh, strutture che funzionano solo eh, per un territorio limitato non, non regge più dal punto di vista economico, quindi bisogna allargare i bacini d'utenza. Penso, per esempio, a Terni: faccio un esempio. No? L'ospedale di Terni è un ottimo ospedale, ci sono buoni professionisti e sta lavorando anche per il la, la, la Lazio del Nord, no? così come Città di Castello lavora per. L'Emilia-Romagna, la, la parte sud dell'Emilia-Romagna. Ecco, fare un, un, un lavoro di. Ne abbiamo parlato anche in commissione questi giorni sui trapianti, per esempio. Eh, ci sono delle, delle situazioni in cui sono richiesti dei progetti interregionali, per esempio l'Eli Soccorso, noi siamo in, in cooperazione con le Marche. No? Così come per tante altre cose, si può pensare di costruire dei progetti anche a livello economico, no? filiere industriali. No, che ci sia una condivisione di intenti, di, di progetti fra aziende umbri e aziende marchigiane, ma non mescolare eh, l'identità, non, non ha senso abbattere i confini dal punto di vista. Secondo me si può fare un lavoro efficace. Poi, L'Umbria non si può permettere di perdere ancora centri direzionali, no? sappiamo per esempio la Nestlé c'è cioè il centro direzionale a Milano no? per, dire. per cui si, si viene a svuotare anche una, una connotazione dirigenziale importante, no? Le, anche gli uffici scredo la dirigenza delle Poste, dell'Ene, insomma, sono stati spostati, e quindi questo non va bene, magari bisognerà trovare delle sedi adeguate per lasciare anche all'Umbria una sua consistenza no? dal punto di vista dirigenziale e e di personale diciamo poi magari è chiaro che, è chiaro che non c'è più sostenibilità per certe cose quindi non ci si può permettere di eh, avere ogni regione che debba avere ogni, ogni cosa eh, ogni regione debba avere ogni, ogni servizio e ogni, quindi bisogna condividere per rendere sostenibile il sistema però bisogna ragionarci un conto è questo e un conto è far perdere L'identità a una regione. Ha io... accennato alla questione dei trapianti di fegato, c'è cioè un atto di commissione che porta la sua firma tra le altre, che proprio uh, sì. spinge. Che cos'è che non funziona nei trapianti di fegato, in, negli accordi che ci sono? Una risoluzione approvata, firmata dal Consiglio regionale all'unanimità che è stata proposta dalla, dalla commissione che presiedo. Eh, noi abbiamo visto che, eh, pur essendoci da molti anni una convenzione fra l'Umbria e il Lazio, che, prevedeva che, che prevede che i pazienti vadano a trapiantarsi a Roma Lumberto I e i donatori di organi umbri diano gli organi a Roma. Nonostante questo, i flussi di pazienti per i trapianti andavano da altre parti, vanno da altre parti, per esempio nelle Marche, ad Ancona, i trapianti di fegato parliamo. Per cui questo non ha più senso perché Ancona, ovviamente, si sono lamentati: dicono ma noi trapiantiamo i vostri, trapiantiamo i vostri pazienti e non ci date i fegati, per cui c'è uno squilibrio. No? Quindi, noi in commissione abbiamo fatto passare questa risoluzione, che è stata, ripeto, approvata. Che dice di aprire convenzioni anche con altre regioni, ovviamente, no? quindi le Marche, la, la Toscana, in modo tale che, eh, dove, cioè, tenendo ovviamente conto dei, dei flussi, no? Nei, i flussi di pazienti vanno prevalentemente ad Ancona. Chiaramente attuiamo, attuiamo una convenzione con le Marche e i donatori umbri man, devono mandare, dobbiamo mandare i, i fegati dei donatori umbri ad Ancona, no? che ne ha più bisogno perché trapianta di più. Quindi è una soluzione di maggiore equilibrio e no? più ho eh, Un'altra domanda sulla sanità, gliela faccio dopo, adesso volevo sentire anche Fiorini in materia di sanità. Qualche giorno fa la Lega Nord ha mandato un comunicato dove si diceva che bisogna che prendiamo spunto da regioni come la Lombardia e il Veneto per la sanità. Che cosa fanno lì? Praticamente eh, questa proposta che abbiamo lanciato l'altro giorno era riguardo alle liste d'attesa, perché non è più accettabile e sostenibile che per un esame una radiografia o qualsiasi altro esame bisogna aspettare da sei mesi a fino anche a un anno. Allora abbiamo spostato diciamo, il progetto della Lombardia e del Veneto che loro hanno aumentato uh, l'orario lavorativo inserendo anche il, le festività. E in questo modo sicuramente riusciremo a smaltire di più. Uh, le richieste e di conseguenza si accorciano praticamente le liste d'attesa. Quindi, questo è il modello globale. Che punta la Lega per eh, quanto riguarda la sanità. L'altra domanda, Solinas, che volevo rivolgere, perché è un tema mh, che, che purtroppo è, è, in, è in sviluppo, è in crescita, quello dei DCA, cioè i disturbi del comportamento alimentare. Anche qui c'è un atto che la vede in prima fila. Si verrà presentato. Giovedì prossimo in Consiglio Regionale, una ulteriore risoluzione della, della terza commissione. Noi abbiamo esaminato con il direttore della sanità dottor Duca la situazione dei centri umbri per il trattamento, l'assistenza dei disturbi di comportamento alimentare che sono una patologia in, in crescita grave che può comportare anche rischi di morte, eh, soprattutto nelle giovani donne. Eh, pensiamo all'anoressia, pensiamo a queste situazioni molto serie. Di fatto eh, le strutture funzionano bene in Umbria, però alcune, soprattutto quelle convenzionate, eh, quindi formate da volontari, da, insomma, tenute eh, diciamo, in attività eh, dal volontariato, necessitano di accreditamento, necessitano di sostegno finanziario perché spesso sono le uniche ad agire, a a ad assistere questi pazienti in determinati territori. Quindi abbiamo chiesto una ricognizione da parte della Regione ed eventualmente la possibilità di mettere eh, diciamo, in condizioni eh, migliori di, 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 di attività queste strutture, diciamo, in modo tale da assistere al meglio, diciamo, con un accreditamento, con una... So, eh, appunto con un sostegno finanziario adeguato. Il robustire le capacità di, esatto. di questi volontari che già esatto. operano. Esatto, di questi centri che funzionano bene, già operano e si integrano perfettamente con i centri della, delle ASL, diciamo delle aziende sanitarie che esistono e sono distribuiti bene nel territorio. E si trovano anche dentro le aziende? No, sono, sono sempre fuori. Per esempio a Perugia c'è il Pellicano, il centro che è un centro appunto di questi centri convenzionati basati su attività volontaria che copre il territorio del Comune di Perugia è l'unica struttura di fatto che assiste questo tipo di, di pazienti nella città di Perugia e nelle zone limitrofe, per cui è necessita di un potenziamento, di un adeguamento anche dei locali e dei, e dei professionisti, rinnovare la convenzione, perché sono sempre centri multidisciplinari, quindi hanno convenzioni con l'azienda ospedaliera, con le ASL, con i medici, i nutrizionisti, eh, assistenze sociali, quindi bisogna rinnovare le convenzioni e mantenere diciamo, in attività in modo adeguato queste, queste strutture. Cambio completamente argomento, ma sempre prendendone uno che interessa a tutti quanti. Passo alla sicurezza sulla quale, per esempio, il consigliere Fiorini si è espresso recentemente in più occasioni, perché c'è stato il morto prima a Terni e poi la settimana scorsa anche a Perugia in conseguenza di un'aggressione, cioè siamo che la situazione è grave lo si dice da tempo, però quando poi ci sono anche persone che perdono la vita per lo sconfinamento di attività delinquenziali, eh, serve una risposta eh, più forte. Allora cominciamo da Fiorini perché la Lega ci batte molto su questo. Sì, è un tema molto caldo, è una problematica molto, molto rilevante, perché non è stato solo l'unico fatto accaduto a Terni, ma si sono seguiti tre tre omicidi nel giro di tre mesi, poi anche mm. l'omicidio di Perugia, sì, però comunque sia sono le basi secondo me che sono errate perché poi noi il 7 abbiamo fatto l'incontro anche con i prefetti dove pure loro hanno detto che i migrati che arrivano nel territorio il 50% perdono, eh, si, si disperdono, spariscono e questo è un, è un problema grave perché comunque secondo me quando arrivano in Umbria dobbiamo sapere già chi sono, dobbiamo, devono essere almeno schedati, quello che ho chiesto io, che abbiamo chiesto Mellega Nord, è stata la schedatura di tutti gli ex comunitari, ma soprattutto tutti coloro che arrivano nel territorio, perché poi eh, praticamente quando loro arrivano vengono messi nelle strutture, che soprattutto arrivano di notte, vengono messe nelle strutture e il giorno dopo vengono, vengono diciamo, ehm, annodati. La mattina dopo il 50% non si ritrova, non esiste più lì. Circola nel territorio, magari va anche fuori il territorio umbro. Non, non discuto su questo, però noi non sappiamo quali sono e chi sono quelli che sono andati via, quelli che girano così, non identificati. E questa è una piaga molto forte. Poi, secondo me, è da fare una grossa valutazione, io porto, diciamo il caso di Terni, dove abbiamo le unità della polizia, locale, della polizia scusate, municipale che sono 102 unità su 160 che dovrebbero essere. Benissimo, andiamo a tamponare queste unità mancanti con, inserendo i, la polizia locale delle province, visto che abbiamo anche lì un grosso problema, perché praticamente con l'abolizione delle province, che poi è abolizione fatto in modo un po', un po caotico, eh, che è stato più che altro tolto il diritto di voto all'inizio e che le funzioni, meno male, sono rimaste, adesso vanno ricollocate, queste figure, queste persone possono essere riassorbite nella polizia locale così abbiamo più agenti che girano sul territorio e di conseguenza possono controllare di più e dall'altro lato riusciamo anche a dare risposte concrete a queste alla polizia provinciale dipendenti delle province che è verso una situazione abbastanza drammatica ultimamente in più secondo me è, è da, uh, come possiamo dire, fare magari chi, terzo morto a tenere, avevo chiesto addirittura, ho chiesto proprio l'intervento dell'esercito perché era impossibile che su situazioni di emergenza, su situazioni di sicurezza problematiche, in materia sicurezza è previsto anche l'intervento dell'esercito. Magari costituire delle, dei gruppi notturni che vigilano sulla città, che non devono assolutamente intervenire, ma che comunque quando vedono una situazione anomala chiamano, eh, fanno presente direttamente ai corpi di polizia o i corpi dei carabinieri. Schedatura per quanto riguarda gli stranieri che arrivano qui, e, e impiego con... differente di, di, di forze sì. di, di polizia. E controllo, controllo, secondo me, controlli a tappeto su tutti eh, gli ex comunitari cioè presenti sul territorio. A termine la situazione è particolarmente pesante, cioè è peggiorata ultimamente. Cioè, voglio dire, quando ci sono gli omicidi, anche emotivamente uno sente che è un disastro, che la situazione proprio degenera. Ma... Ma dico anche la, la tranquillità di corso tacito delle piazze, dei luoghi no, Considerando dove... che noi abbiamo un 15% di ex comunitari, cioè praticamente 12.665 abitanti stranieri. Se tra questi 12.865 ci sono 1.500 stranieri che non sono identificati, mescolarsi, stare in mezzo e passeggiare tranquillamente. È semplicissimo. Con controlli a tappeto si eviterebbe anche questo. Andiamo a controllare tutti, residenze, come vivi, dove vivi. Dobbiamo sapere tutto, tenerli sotto controllo H24. Sentiamo anche Solinas su, su questo problema della sicurezza che è sempre uh. un problema. La sicurezza è un diritto dei cittadini, un diritto primario assoluto. Eh, gli atti di criminalità non sono dovuti solo agli immigrati, non sono dovuti solo agli stranieri, ma purtroppo credo più frequentemente dovuti agli italiani. Quindi è fondamentale il controllo degli stranieri, è fondamentale che i clandestini illegali debbano essere rimandati a casa, è importante che la magistratura e le forze dell'ordine abbiano degli strumenti normativi per tenerli dentro in prigione quando è necessario, che non debbano essere costretti a rilasciarli precocemente. È importante il potenziamento delle forze dell'ordine, questo il sistema dei controlli chiaramente, i immigrati siamo d'accordo, che debbono essere eh, schedati e verificati, no? Insomma, di... molti passano nel nostro territorio e se ne vanno, però quelli che rimangono bisogna tenerli sotto controllo, questo non c'è dubbio. Io credo che sia un problema di organizzazione che va potenziata, anche il sistema delle telecamere. Insomma, c'è in atto una politica di potenziamento, di, di sostegno a questo tipo di, di controllo da parte del, 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 dell'entità dell pubblica, dello Stato e delle forze dell'ordine sui territori. Quindi, qualcosa si sta facendo, sta migliorando. Microcriminalità vuol dire furti, scippi eh, nelle case, spaccio, eccetera, eccetera. Poi c'è anche la questione della la criminalità organizzata, organizzata che in Umbria si è infiltrata, lo sappiamo, e anche lì a breve costituiremo questa commissione nuova per, per il controllo di questa situazione. L'Umbria per anni è stata definita l'isola felice, però poi a sentire gli addetti ai lavori, invece pare che da qualche tempo ormai eh sì, sia accertato che eh sì. eh, un paio di scandali Felini. sono venuti alla luce, però sotto c'è un qualcosa che preoccupa anche gli inquirenti. Fiorini? No, io ti volevo dire Giorgia una cosa adesso lì ho fatto un'osservazione giusta eh, io ho mirato ai ex, ex comunitari perché i quattro omicidi quello di Perugia ultimo e quello di Davide Raggi quello di, di Zia Distanti, quello lì di eh, un altro signore anziano che è stato legato al letto, sono stati eh, causati da persone extra comunitari che non devono neanche essere presenti sul territorio nostro. Poi se è l'italiano o è il perugino o è il ternano è la stessa cosa quello di cui abbiamo bisogno che giustamente Solina sarà rilevato è il fatto di avere delle, eh, una giustizia vera e delle regole severe L'ultima cosa che ha fatto Renzi ha depenalizzato 131 reati. Depenalizzando queste cose, tu incentivi praticamente a commettere, tra virgolette, il reato. Solinas non sarà d'accordo su questo. No, beh, bisogna trovare un equilibrio, chiaramente. No? La, la normativa deve essere adeguata. Insomma, in Italia si tende un, pochino, è un po' troppo garantista, ci sono insomma, delle situazioni in cui vediamo magari persone che hanno commesso dei reati che dopo due giorni li troviamo di nuovo fuori, insomma queste cose non vanno, insomma, anche perché le carceri sono sovraffollate. Bisogna, insomma, le cose vanno migliorate sicuramente, su questo siamo d'accordo. Per quanto riguarda la criminalità organizzata, proprio perché è un'isola felice l'Umbra è attrattiva, anche se poi i capitali che girano non sono esagerati, però di fatto abbiamo verificato che ci sono stati degli investimenti di riciclaggio no? soprattutto nei, negli immobili e nel, anche nelle attività commerciali no? e quindi queste cose devono essere sottoposte a una guardia stretta da parte della la Commissione deve agire, deve, si deve riattivare e deve interagire con i prefetti, con le forze dell'ordine e verificare sul territorio capillarmente quello che succede quando c'è un nuovo investimento che può destare sospetti o bisogna subito vigilare e bloccare tutto quanto, altrimenti si dà modo alla, alla, appunto alle, alla criminalità di estendersi dopodiché la cosa diventa problematica da contrastare quando si è estesa oltre un certo limite. Bene, consiglieri, io vi ringrazio, il tempo purtroppo è scaduto, c'erano tante altre cose di cui parlare, ma lo faremo nella prossima trasmissione che vi vedrà ospiti. Grazie anche a tutti voi per averci seguito, termina qui l'appuntamento settimanale con il punto, appuntamento quindi alla settimana prossima.